Ok, ci siamo, aspettiamo che arrivi qualcuno in diretta. Noi ci siamo. Noi ci siamo alla grande. Andrea, ci senti sempre? Sì, sono qui, sono qui. Perfetto. Alla grande. Aspettiamo che arrivi qualcuno. In direct. Avete studiato Andrea Gasbarroni? È tutta la Ho vita che lo la sua studiamo. carriera in un foglio io. Siamo preparati, Andrea. Sono tutti i numeri. 113 partite in A, 119 in B, 16 gol in A e 10 in B. Oh, no, non li so io, non li so. Ok, Però iniziamo. onestamente pensavo che in anni ne avessi fatto qualcuno in più, eh. Però Sì. Magari ho contate male, chissà, ho fatto la somma a mente, neanche con la calcolatrice, prendendo i dati Ah, di Wikipedia. Giusto. ok. Allora, amici Radio Grok, buongiorno, ciao a tutti, fantastica edizione super speciale dell'Editor Gale. Come al solito, pilastro fondamentale, timone ormai della trasmissione, ormai da anni, Marco Galeotti, il nostro super mitico opinionista di fiducia, il nostro uomo dei numeri, l'avvocato Maurizio Mattioli, e in Ciao collegamento ragazzi. telefonico, perché abbiamo avuto qualche problemino per quanto riguarda il video, ma noi non ci abbattiamo mai, Andrea Gasbarroni, super ospite di oggi. Ciao Andrea! Ciao a tutti. Grande. Gale, se vuoi fare un'introduzione. Allora, mi date 45 secondi per spiegare a Andrea che cosa facciamo? Vai. Ok, Andrea, Editor Gale è una rubrica che ormai da 7 anni racconta il calcio in un modo un po' diverso, perché io, noi pensiamo che il calcio si possa raccontare solo con i numeri, le presenze, i gol, i trofei vinti, eccetera, oppure si possa raccontare anche con le storie, con la passione, con la poesia. Ecco, noi abbiamo cercato in questi anni di raccontare questo mondo nel secondo modo, raccontando anche il suo lato B. E all'interno di questo mondo, ovviamente, ci fa molto piacere raccontare le storie che rompono un po' con lo schema del calcio moderno, che lascia spesso da parte i sentimenti. In questo periodo siamo particolarmente contenti di poter regalare qualche attimo un po', come dire, allegro, perché è ovvio che tutti pensiamo a quello che sta succedendo, ma ci fa piacere trascorrere mezz'ora insieme a un personaggio che nel caso odierno è un personaggio importantissimo del calcio italiano e fare due parole con lui, con te, su un argomento così un po' diverso rispetto a quelli attuali. Quindi ti ringraziamo della partecipazione. Grazie a E voi, grazie. la prima cosa che ti chiedo, poi i nostri compagni di avventura Riccardo e Maurizio andranno avanti sicuramente, è se ti senti un po' rappresentato dalla descrizione che ho fatto. Oggi non abbiamo neanche il tuo video, cioè tu sei un po' l'emblema di un calciatore che ha sempre ricercato la poesia, il dribbling, la giocata, l'effetto, il rapporto col tifoso più che la fisicità e il calcio, diciamo, moderno come siamo abituati a vederlo in televisione. Ma sì, anche perché, vabbè, c'è da dire che io sono sempre rimasto me stesso, nel senso che molto attaccato alle mie origini, ai miei amici di sempre, nonostante poi io abbia intrapreso un certo tipo di carriera, però secondo me i valori sono quelli lì, rimangono quelli lì. E quindi assolutamente sì, io sono rimasto legato ai miei amici di sempre. Chiaramente le cose cambiano perché ci si vede un po' meno, si cresce, si ha famiglia, però
la mia famiglia, gli amici di infanzia sono tuttora quelli a cui io sono molto legato e continuo a vederli adesso, cosa che facevo anche quando giocavo prima lontano da Torino. Quando c'era l'occasione tornavo a casa e stavo con loro, perché ero molto legato a loro. Ecco Andrea, parliamo anche un attimino di chi sei, perché magari non tutti i nostri amici che ci stanno seguendo conoscono o ricordano i dettagli della tua carriera. Una carriera che Maurizio, se vuoi, ci puoi sintetizzare con qualche numero per vedere anche il lato A del calcio. Beh sì, la carriera ad alti livelli di Andrea Gasbarroni incomincia direi nel 2002 con la Sampdoria. Prima avevamo avuto la stagione a Varese, ricordiamo anzi ancora prima la provenienza dalla primavera della Juventus. È nella Sampdoria comunque che incomincia ad affermarsi e è un anno in cui viene ottenuta la promozione in Serie A. Poi milita a Palermo, nel Palermo dei campioni del mondo, perché ha avuto come compagni di squadra gente come Luca Toni, Grosso, Zaccardo, Barone. E poi dopo un ritorno alla Sampdoria, in Serie A, questa volta compie due ottime stagioni in quel di Parma. E poi, dopodiché, dopo Parma, abbiamo le sue apparizioni sull'altra sponda genovese, a Genova, con il Genoa, quindi poi Torino, poi Monza, Gian Erminio e il Bra e il Pinerolo, dove milita attualmente. Tradotto in termini numeri, si tratta di, se non abbiamo fatto male i calcoli, 113 partite, 16 reti in Serie A, 119 e 10 reti in Serie B, quindi insomma, e poi ci sono i numeri della C, quindi insomma, un calciatore che nel suo percorso ha militato in diversi club di alto livello e ha avuto a che fare con campioni della massima serie. Sì, aggiungo anche un bronzo olimpico, le apparizioni con l'Under 21, in Coppa UEFA. E poi voglio chiederlo a te Andrea, ma secondo me anche gli ultimi anni da Monza in avanti, dove cambiando di categoria hai dimostrato la passione di sempre, forse anche quelli sono importanti. Ma quello è fondamentale, perché io giocare a pallone è sempre bello, al di là è chiaro che quando giochi a San Siro è un discorso. Però io quando gioco con i miei amici, una volta giocavo sotto i palazzi, la passione, il divertimento è sempre quello. Attualmente, ancora adesso, vado a giocare, non ci sono neanche le tribune, però ci sono due porte, il pallone, basta. E quello è quello che conta. E a me piace giocare a pallone, io smetterei mai. Chiaro che poi il fisico, l'età, siamo costretti a smettere di giocare in determinate situazioni, però se a me mi chiamano ancora adesso a giocare a calcetto, a calcio a 7, io ci vado. Mi chiamano poco perché non la passo mai anche Non la fatti mai, eh? Tornando a quello che dicevo prima, è questo, giocare a calcio è la cosa più bella, giocare a pallone è la cosa più divertente che ci possa essere. Tu, Andrea, Ascolta. ti volevo chiedere, ho letto, come già ti dicevo al telefono l'altro giorno, no? Ho letto, e secondo me è un aspetto molto importante, no? Quel tuo modo di concepire il calcio, adesso non mi ricordo se l'hai rilasciata per il Torino o per un'altra testata giornalistica. Tu mi dicevi, cioè, ma se io a calcio non dribblo e, non, e perdo tutta quella parte che può essere il dribbling, cioè il gioco del calcio si gode solo a metà, no? O per niente. Meglio non giocare, se non dribbli cosa giochi a fare? Io dico questo, ma adesso l'ho esasperata la cosa, però quando giochi devi dribblare, devi fare il protagonista, devi cercare, se fai il compitino, stai lì, arrivi a casa, non so neanche come fai a essere contento, sei stato disciplinato, bravo, però hai toccato la palla 3 volte, tatticamente sono stato bravo, va bene, bravo, però voglio dire.
mi piace che dribblano tutti, sì, mi piace quelle robe lì. È l'essenza il dribbling del calcio, dribbling e gol. La gente va allo stadio per vedere dribbling e gol. Basta, il resto è un contorno. Infatti, questi sono i calciatori della gente, quello che dicevo in apertura, no? Quelli che regalano emozioni. Io, ad esempio, Andrea, mi sono guardato dei tuoi gol, no? E quelli della Serie A è facile, poi magari Riccardo Maurizio, Riccardo, diciamo, l'essandoriano, quindi ti porta nel cuore, Maurizio è uno studioso e se li ricorda quasi tutti, ma magari li sottolineano loro. Io te ne dico due, vediamo se te li ricordi. Uno, perché oggi non c'è la tua immagine e io non ho trovato le immagini di un gol che hai fatto con l'Under 21 contro l'Azerbaigian. Ah, che bello, me lo mandi se ce l'hai, perché io non ho niente. Non lo trovo. Non si trova, quello è stato bellissimo, non lo trovo, me lo ricordo io ancora. Io ho letto la descrizione. Sì, me lo ricordo ancora, sì, bellissimo. Cos'era, Catanzaro? A Catanzaro giocavamo, sì, me lo ricordo ancora, sì, bellissimo. Come l'hai fatto? Poi, non lo ricordo. Allora, era... me lo ricordo ancora bene, perché è stato... allora, mi è arrivata la palla, subito ho fatto un tunnel. Poi adesso non voglio, ne ho dribblati altri 2-3 con un altro tunnel, poi sono arrivato avanti al portiere, ho dribblato anche lui, ho fatto gol. Mamma. Bello, non me lo ricordo, me lo ricordo ancora, ma non l'ho mai più visto quel gol, mi piacerebbe averlo, ma io non ho... Allora, appello a tutti quelli che seguono Radio Grok, se avete delle immagini di un servizio della Rai, di YouTube, non lo so, Italia-Azerbaigian, Catanzaro 2002... Sì, poi vabbè, ma preistoria ormai, come fanno a trovarlo? Comunque, se sì. Immagini, facciamo un regalo a Andrea Gasbarroni. Bello, sì, mi piacerebbe. E poi Andrea, un altro che ti chiedo, perché non ho capito che partita era, col Monza, partendo dalla sinistra, ne hai dribblati un sacco, poi hai messo la palla all'angolo Paolo Gol, se non sbaglio, alla fine. Col Rimini. Contro il Rimini. Non lo so, personalmente mi è sembrato un capolavoro, anche, cioè, come dire, anche al di là della tecnica. Forse è il più bel gol che ho fatto, quello lì. Sì, anche lì. Sì, è bello. Contro il Rimini è stato bello, bello. Quello ce l'ho, si vede, c'è sul. Sì, quello l'abbiamo trovato. Allora, ti faccio una domanda, Andrea, perché è arrivata una domanda anche dai ragazzi che stanno ascoltando in diretta. Mi chiedono se suoni ancora rock coi fratelli filippini e quali gruppi ascolti. Grandi fratelli. Suono la chitarra, sì. Oddio, suonare la chitarra è difficilissimo. Non sono bravissimo, però mi diverto, strimpello. Mi piacciono i cantautori italiani, dai. Da Ivano Fossati... De Gregori, Guccini, Vecchioni, Luca Carboni mi piace un sacco, Venditti, dai, Lucio Dalla, mi piace tutta questa roba qui. Ti posso fare invece Bertoli, un grande. Bertoli, conosciuto, grande, sì, a me piace tutta questa roba qui, un po' noiose ma profonde. Infatti mia moglie e le mie figlie mi cacciano via quando le sono. Addirittura. Mi piace sta roba. Andrea, ti volevo fare una domanda appunto legata alla tua carriera, poi dopo passo la parola a Maurizio e a Gale, perché è una cosa che mi è sempre rimasta qua. Allora, Juve, no? Tu sei in un contesto del Piero, Zidane, compagnia, no? Quindi cioè dei totem nella storia del calcio mondiale. Però ho visto che in quella rosa c'era anche Fabian O'Neill. Sì, madonna, quello è un talento. Esatto, perché poi dopo anche lui, nel senso, non, forse probabilmente ha raccolto dal calcio un po' meno di quello che poi erano i suoi mezzi. Molto meno, sì. Mi sentite? Sì. Stavamo pensando a quella Juve, non era male, eh? Mamma mia, io ero un ragazzino, facevo la primavera, ma lì c'erano campioni su campioni, eh? Lì veramente c'erano
Del Piero, Zidane, O'Neill. O'Neill era geniale, era geniale. Era geniale, aveva un lancio destro-sinistro di 80 metri, una roba pazzesca. Era un talento pazzesco. Vai Mauri! Sì, a proposito di giocatori che hanno raccolto meno nella loro carriera rispetto ai meriti, noi pensiamo che tu ti possa iscrivere a questa categoria, perché comunque analizzando la tua carriera si vede una costante ascesa fino al Parma, che però era il 2008 hai finito, quindi 27 anni. Sì. L'esperienza di Genova con il Genoa e poi quelle di Torino sono state meno positive. Quindi secondo noi a 27 anni hai toccato il culmine e poi non è mancato quello scalino finale. Pensi che possa essere imputabile anche a questa tua passione, diciamo, per il dribbling, che in qualche modo non si sposava adeguatamente con certe moderne concezioni tattiche? Bella domanda. No, la verità è che la colpa, se di colpa si può parlare, è solo mia. Cioè, nel senso che io ho sfruttato poco le qualità che avevo. Me ne rendo conto adesso che ho quasi 40 anni. Purtroppo sono maturato tardi perché poi io il gioco del calcio per me era un gioco. Non avevo capito che era il mio lavoro quella roba lì. L'ho capito adesso, l'ho capito tardi, indietro non si può tornare. Le colpe di aver fatto una carriera al di sotto delle mie possibilità è solo ed esclusivamente la colpa mia, nient'altro. Questo ti fa molto onore nel riconoscerlo. Ci sa, anche perché hai avuto allenatori importantissimi e poi oltre a quelli che hai avuto nelle squadre dove hai giocato, io mi ricordo ad esempio di un'intervista dove ho letto che Spalletti, confermami se è vero o no, diceva: ma questo qua ogni volta che ci gioco contro è il migliore in campo, ma come mai non va a fare la Coppa Campioni? Cioè, sì, c'erano degli allenatori che non capivano. No, me lo disse a me questa cosa qui. Io poi l'ho raccontata qualche anno dopo. Non so neanche se lui se lo ricorda, perché magari, però io me lo ricordo bene. Lo disse a me al termine di una partita Parma-Roma di Coppa Italia. Mi disse questa roba qui. Mi disse queste robe qua. Mi disse: ma come mai io ti vedo, sei sempre il migliore dei 22 quando giochi contro di me, però l'anno successivo sei sempre in queste squadre qui. Mi fa: dovresti lavorare su te stesso nel capire come mai. Mi disse questa roba qui. Ma lui l'aveva capito ai tempi e io l'ho capito un po' più tardi. Era tardi però. Gasba, io ti porto nel cuore da Doriano, perché come già ti ho detto, poi ti leggo qualche commento di qualche ragazzo che è arrivato. Cioè, tu veramente avevi una finta, una sterzata veramente che, come diciamo noi con un mio amico in particolare, cioè scendeva la tribuna. Cioè, lì ce la ricordiamo molto bene, quando lui era nella studio, ti veniva a vedere i tempi della Samp, era un piacere vederti giocare ed era un boato ogni volta che tu prendevi la palla. Ecco, quindi quello forse, avendo anch'io minimamente giocato leggermente a calcio, posso capire quanto possa essere importante per un giocatore sentire il calore dello stadio, no? Che bello, bei tempi. Poi io la Sampdoria la porto nel cuore, è la società dove sono stato meglio, grazie ai miei compagni, grazie, c'era creato un gruppo bellissimo, ero molto giovane, bello, ho solo dei bei ricordi. Bei tempi, dai. Ti leggo due commenti, poi passo di nuovo la parola a Gale. Allora, uno che dice: il suo esordio nella Samp, doppietta in casa contro Lecce, secondo gol sotto la Sud, al giro sul secondo palo e gradinata che scende. Che giocatore. Che bello, sì, me lo ricordo. Come faccio a dimenticarlo? Fantastico. E un altro ragazzo, un altro mio amico, che scrive: come suolava il Gasba, che c'avevi, adesso si ricorda le tue scorribande. Suolava sta per? Che non mi... per toccare la palla con la suola. Ah, ok. Poi uno ci scrive ancora: Inà contro la Regina, che ha fatto un pallonetto da fuori area, quello lì da paura, quello me lo ricordo bene. Sì, Madonna, che bei ricordi, bei tempi, mamma mia, sì.
Poi sì, ci scrive un grandissimo fantasista, e poi dopo è arrivato anche in chat un tal Nicola Sasso, che io credo che tu conosca, dicendo: grande. Sterzata la Ribery. Grande Nick, ciao, ti saluto, grazie. Saluto anch'io Nicola. Gasba, c'è un gol di questi della Serie A, qualcuno te lo hanno ricordato, a cui sei particolarmente legato, che hai un ricordo particolare di un gol di Serie A? Ma a tutti sono legato, perché poi non ho fatto tantissimi gol, sono legato a tutti. Uno in particolare me lo ricordo, è contro il Setúbal in Coppa UEFA, perché abbiamo vinto 1-0. E quel gol ci permise di andare nella fase a gironi della Coppa UEFA, giocavo alla Sampdoria. Ho fatto un gol, un cross da destra di Zenoni, se non sbaglio, io di prima l'ho messa sotto la traversa. È stato un bellissimo gol, ma soprattutto importante. Certo, importante per... Infatti, dicevamo, quella Coppa UEFA, e poi forse... Io non so bene che atmosfera c'era, però quell'Olimpiade, perché per il calcio italiano un under 21, tra l'altro con diversi campioni che poi sarebbero stati campioni del mondo, mi ricordo Chiellini, De Rossi, Gilardino, Pirlo, cioè un under 21 così, ve la siete giocata bene, no? Com'era andata quella spedizione? Ma molto bene, la nostra sfortuna è che abbiamo beccato l'Argentina in semifinale, che aveva uno squadrone, se no la finale poteva essere Italia-Argentina, solo che noi l'abbiamo presa in semifinale e l'abbiamo perso. Perché sì, c'era Tevez, Saviola, Heinz, Mascherano, Ayala. No, vabbè, era uno squadrone. Saviola, D'Alessandro, non so se lo ricordate. Assolutamente. Gonzales. Anche a lui gli piaceva dribblare, ad Alessandro. Sì. La bomba in quella nazionale giocava, l'allenatore era Bielsa, un altro personaggino. Sì. Allora ti giro ancora due domande che sono arrivate dai ragazzi che ci stanno seguendo. Allora, il Palermo con te ha conquistato la Serie A e ha scritto era illegale, era quale giocatore di quella squadra ritieni sia il migliore? Dell'anno in Serie B o in Serie A? Sì, sì, quando hai conquistato la Serie A in Serie B. Ok, l'anno della Serie B, il giocatore... Madonna, ma lì ce n'erano giocatori, dirne uno, farei un torto a qualcuno. Erano tutti forti, ma adesso non lo dico per dire, veramente no, forti. Erano forti veramente tutti. Quello che più mi piaceva, che quell'anno era andato via, sì, così non faccio il torto a nessuno, no, è Franco Brienza. Tanta roba, una qualità fuori dal normale. Giocavi con Zauli anche, no? Anche Zauli, però ai tempi, quell'anno lì ha avuto un po' di problemi, si era infortunato, grande qualità anche lui, grandissimo giocatore. Ti giro un'altra domanda che ci arriva, è: ciao Gasba, qual è il compagno con il quale hai avuto il maggior feeling in campo? In campo? Sì. Mamma mia, anche lì. Il maggior feeling in campo è... Dai, io ricordo la Sampdoria di quei tempi lì, c'era un feeling pazzesco tra Bazzani, Flacchi, Sergio. Era una squadra dove ci conoscevamo bene, c'era feeling, ma in tutta la squadra. C'erano giocatori anche lì molto... Ma eravamo un gruppo speciale, veramente. Tra l'altro, quando si può, ogni tanto ci si vede ancora, quasi mai, in qualche ricorrenza. Però quella era una squadra dove c'era veramente feeling, in campo e fuori. Sì, anche perché tu sei stato all'addio al calcio di Flacchi, no? Sì, sono stati tutti quelli di quella Sampdoria lì. Allora, dall'altra parte di Genova c'è rimasto un po', come dire, la mare in bocca, perché quando sei arrivato al Genova ci sono stati un po' di problemi anche fisici, quindi parlando invece di quello che Maurizio raccontava prima
momenti dove magari non c'è stato anche c'è stata fortuna, quel passaggio lì non è stato dei più fortunati, perché stavi giocando molto bene. Sì, ma sì, quel passaggio lì sono partito molto bene, mi ricordo molto bene. Sono partito molto bene, poi mi sono fatto male in allenamento, ho fatto una distorsione, ho avuto un problema serio alla caviglia, tant'è vero che ho ripreso a giocare a fine febbraio, marzo, e non mi sono riuscito a rimettere completamente. L'anno dopo ho iniziato la stagione col Toro in B, abbiamo perso la finale per andare in A e mi ero ripreso abbastanza bene. Però al Genoa lì ero partito molto forte, solo che poi purtroppo mi sono fatto male niente, non sono riuscito a dare quello che volevo, nonostante all'inizio ero partito veramente bene, poi mi sono arrivato questo infortunio, fa parte del gioco, dai. Certo. È così. Tra l'altro nel Torino, Andrea, hai fatto un gol di nuovo pazzesco contro il Sassuolo, te lo ricordi? Sì, come no. Sì, ma anche lì ne sono stati tipo 3 o 4 e poi c'è il filmato con non so chi fosse sull'esterno che ti alza la mano per dargliela e poi hai fatto pallonetto da fuori area, di nuovo un gol pazzesco questo qua. Sì, sì, me lo ricordo bene. Anche lì era verso il finale di stagione, noi venivamo da una rincorsa, è stato un gol importante, ci ha permesso di andare a fare i playoff in una determinata posizione. E lì il mister era con l'Antoine, ecco, uno che aveva un bellissimo feeling. E lì lui, mi ricordo, prima della partita mi disse: oh, fammi vincere questa partita. Mi disse proprio così. È venuto fuori quel bel gol, sì, bello, sì, me lo ricordo bene. Vai, ascolta, vai. Visto che sei stato un giocatore prettamente offensivo, qual è il difensore che hai incontrato che più hai sofferto, che più ti faceva soffrire? Ma mi faceva soffrire, quello faceva soffrire un po' tutti, perché era insuperabile. Nesta. Penso che possiamo concordare tutti su... Non solo a me, solo il Ronaldo il fenomeno è riuscito a metterlo in difficoltà, ma Ronaldo il fenomeno è tra i primi 3 giocatori più forti al mondo, cioè Maradona, Messi e Ronaldo, poi basta. Chiaro, esatto, infatti questo è quello che ti volevo chiedere, no? Cioè, durante la tua carriera, no? Come dicevamo prima, no? Zidane, Del Piero, Pirlo, Flacchi, Zauli, Brienza, Morfeo, piuttosto che Pepito Rossi, Milito, Palladino, hai giocato con Di Michele, hai giocato con un sacco di gente veramente di alto livello e veramente che trattavano la palla in maniera sublime. A parte i tuoi compagni di squadra, ma qual è, diciamo, l'avversario e comunque secondo te il giocatore più forte che hai visto sui campi da gioco che hai affrontato? E anche qui. Bella domanda, bella domanda. Allora, mamma mia, vabbè, mamma mia che domanda. Però secondo me il più completo, un po' svogliato, sembrava, ma il più completo era Seedorf. Però poi penso, ma no, vabbè, ce n'erano tanti, tantissimi. Poi veramente c'era si andava più piano sicuramente perché si era meno atleti, adesso c'è una fisicità pazzesca, vanno a 200 all'ora, però come qualità ce n'era ovunque. Adesso senza citare dei mo vabbè, a me facevo impazzire da bambino Mancini, Roberto Mancini, no? Che geniale, tutto colpo di tacco era tutto. Ma poi penso ancora prima a Savic, ci dribblava tutti, vabbè, Roby Baggio, vabbè, dai, E parliamo di quelli attuali? Sì, di mostri attuali. Messi, che è il più forte al mondo, Messi. Ma che sì, ma ti rivedi, diciamo, come no, 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 caratteristiche, mi rivedo, no, è impossibile, ragazzi, ecco. no, non scherziamo, No, beh, Messi magari no, ma dico, ce n'è qualcuno che dice, questo sembra me. ma no, vabbè,
mi piace. Allora, vabbè, Messi è una storia a sé, non ce n'è. No, non ce n'è. Poi ce n'è, per esempio, Mertens è uno che driva, però lui è più scaltro, è più una prima punta. Però Mertens mi piace molto come giocatore. Però lui è un goleador, fa sempre gol. Io non ho mai fatto dei gol. Però, cavolo, Mertens mi piace molto. Perché è scaltro, è sveglio, è furbo. Dribbla quando può. Però, che ne so, tornando indietro, quei tempi c'era, tutti dribblavano, che ne so, Locatelli, Stroppa a fine carriera, Morfeo. Trotti, che ne so, ce n'era uno del Catania che era fortissimo. Mascara, sfugge anche il nome, mannaggia. Mascara aveva un nome argentino fortissimo, come si chiamava? Martinez. No, più forte di Martinez. Una mezzala, dai, fortissima. Oh, Madonna, mi sfugge il nome, un argentino. Un 81 anche lui, dai, fortissimo. Attenzione. Poco conosciuto, ma veramente forte. Come si chiamava? Ricchiuti. No, Ricchiuti bravo, molto forte, ma no, Mancino, lui giocava col numero 11, come si chiamava? Barrientos. Quello lì. Oh, Pippo Davide, mio amico, azzecca, lui ci ha aiutato, lui da coi commenti. Barrientos, fortissimo. Bravo, complimenti anche a Pippo che ci aiuta con i commenti, perché questo non era facile, Ascolta Andrea, io so che poi tu hai, oltre che a essere papà, però dico, sì, ti sentiamo. Ho perso. Ci senti adesso? Mi senti Andrea? Adesso sì. Ok. Barrientos, comunque, sì. Senti anche me Andrea? Sì. Ok, ti dicevo, so che stai anche... Aspetta, non ti sente Gale. Non mi sente a me. Mi sentite? Sì, io ti sento benissimo. Ok. Comunque. Allora, se non mi sente lui, Riccardo, gliela girate voi la domanda. Sì. Allora, Andrea, aspetta Gale. Andrea, mi senti? Sì. Ok, perfetto. Allora aspetta che mi gira una domanda e te la faccio, ok? Sì. Vai. Era semplicemente che abbiamo visto e sappiamo che lui insegna un po' di calcio ai bambini, allora la considerazione è che il mondo del calcio non deve assolutamente perdere un talento come il suo, e la domanda è se gli piace, semplicemente. Andrea, mi senti? Sì. Ok, allora mi dice Marco, mi chiede di dirti che tu insegni tecnica ai bambini, vero? Adesso? Sì. Sì. Ok, e che lui ritiene che appunto adesso come non mai ci sia assolutamente bisogno di personaggi come te che insegnino ai ragazzi la tecnica calcistica, e che quindi ci speriamo tutti, come dire, di non perderti all'interno del mondo del calcio, soprattutto per i bambini, perché comunque con il tuo talento e con la tua tecnica, nel senso, puoi essere veramente d'aiuto al calcio in generale. Ma è una cosa che faccio anche qui con grande passione, una cosa che credo molto. Sì, è tutto. Mi dedico a questo, alla tecnica estrosa, individuale. È una cosa a cui io credo molto, anche perché ci ho fatto la mia carriera su questo. Io di certo non avevo il fisico, quindi ci credo moltissimo. E quindi sono convintissimo che questa è il dribbling è una cosa che non passerà mai di moda, passa tutto, no? Schemi, non schemi, tattica, ma il dribbling non passa mai di moda. Ecco, il giocatore più forte che gioca in Italia è Dybala, ragazzi, non ve lo dico. Okay. Ma avete visto che gol che fa, che robe che fa? Tra l'altro Dybala ha fatto un gol l'anno scorso, adesso io non me lo ricordo tanto bene, però hai visto quel gol su quella punizione che era quasi dal calcio d'angolo, te lo ricordi? Sì, come no. E lì ho rivisto un po' Gasbarroni che contro l'Inter fa un gol a Giulio Cesar, più o meno nella stessa maniera.
Sì, è vero, è vero, è vero. Era la posizione più o meno, ero dall'altra parte, io sul destro. È vero, sì. Comunque Dybala è il giocatore più forte nel calcio italiano. Paolo Dybala, molto bene, molto sì. Bene. Ci piace, queste imbeccate. Ma sì, ma poi dribbla, fa gol, a un mancino, è uno spettacolo vederlo giocare. È uno spettacolo. E lì questi giocatori qui non passeranno mai di moda. Mai. Certo. Lì non c'entra nulla. Il fisico, la tattica, c'entra niente. Non c'entra nulla. Chiaro, chiaro. Lì questo tipo di giocate assolutamente non c'entra niente. No. Niente. Lì quei giocatori vanno visti e applauditi sempre. Non perché poi sbagliano una partita, ma non è da Juve, ma non è, ma cosa? Quello è il giocatore più forte che c'è in Italia. Fantastico. Poi tu hai avuto anche, diciamo, un primo contatto con un giovanissimo Cristiano Ronaldo proprio a quell'Olimpiadi, no? Aveva 19 anni, se ne parlava già, era già considerato, sì, diciamo, a parte, oltre che nell'ambiente, diciamo, dei tifosi, anche nell'ambiente vostro calciatori, da dire: ragazzi, Cristiano Ronaldo, questo è un fenomeno. Ma io l'avevo incontrato, adesso non voglio dire una stupidata, a Madeira, che lui è di là, se non sbaglio. Sì. Con l'Under 20, ci giocammo contro, calcolando che lui ai tempi aveva 17 o 16 o 17 anni, se ne parlava già. Sì. Ho giocato contro in questa partita, però noi vincemmo anche, se non sbaglio, 2-3-0. Però se ne parlava già di lui, dicevano che era un fenomeno, insomma. Certo. Che lui poi giocava nell'Under 20, aveva 4 anni in meno, a quell'età vuol dire tanto. Cacchio, sì. Tantissimo proprio. Ho fatto esco-rientro per vedere se adesso mi senti, Andrea. Sì. Ah, perfetto. Allora, visto che parliamo di campioni, non so se nel frattempo te l'hanno già chiesto, ma io ho una curiosità. È vero che una volta Zidane non ha capito una tua giocata? No, attenzione, una cagata. Ah. No. L'abbiamo letta. Allora spiegacela. Ve la spiego meglio. Vai. L'errore l'ho fatto io. Era un allenamento, abbiamo fatto un 1-2, io la palla gli ho data un po' più lunga. E gli chiesi scusa. Questo fa capire Zidane quanto era grande. Zidane, altro, dopo quei due che ho detto, i tre, Ronaldo, Zidane viene, è il quarto. Cioè, okay. Parliamo di robe fuori dal normale. Insomma, io gli ho dato sta palla lunga e gli chiesi scusa. Lui si girò, io ero un ragazzino della primavera che contavo come i paletti che mettono, sai, per riscaldare il campo. E lui, la sua grande umiltà, il campione qual era, mi disse: no, ho sbagliato io perché ci dovevo andare prima. Invece la realtà è che io la palla gliel'ho data lunga. Questo ti fa capire il campione. È vero. Queste sono cose che, Andrea, queste qui, lasciando stare, no, il, non so, lo stipendio, i soldi, tutto quello che vuoi, queste sono cose che comunque ti rimangono dentro e io penso che ci rimangano per sempre, no? Questi gesti siano più importanti di tutto quello che è il calcio moderno o non moderno. Certo, ma poi viviamo di questo, viviamo di emozioni, viviamo per la gente, no? E per la giocata, ecco, quello da emozione, te le ricordi certe cose, te le ricordi, l'affetto della gente, te la ricordi, anche le incazzature che fai prendere la gente, perché poi io perché sai, però fa parte del calcio, che poi adesso a volte lo complicano. Sì, è vero che le cose cambiano, sono d'accordo, bisogna aggiornarsi, però tornando a prima, non voglio essere ripetitivo, i giocatori di talento sono sempre di moda, sempre, quelli non passeranno mai, chi dribbla è sempre di moda. Guarda, questo silenzio che senti è perché siamo tutti talmente d'accordo che non abbiamo argomenti, nel senso che hai detto una sacrosanta verità. Passano le mode, ma poi le cose essenziali penso che siano quelle che abbiamo ricordato adesso. C'è una squadra che ti piace più di altre vedere giocare nel calcio di oggi, di questo anno?
che mi diverte l'Atalanta vederla, sì, giocare. Ilicic, l'Atalanta, Ilicic, Madonna, Ilicic, che giocatore. Madonna, ragazzi. Quindi comunque Gasperini, al di là del fatto che è un po' fondamentalista sui moduli, è bravo. Sicuramente bravo, sicuramente bravo. Sicuramente bravo. L'hai avuto, tra l'altro. Un sacco di anni. Sì, sì. Qual è il mister con... sì. Sì, sì, qual è il mister che più ti ha saputo valorizzare? Abbiamo visto Pioli, Ranieri, Cooper, cioè, sono diversi i nomi illustri che hai avuto nella tua carriera, ma c'è uno al quale sei più legato, che dice, ecco, lui sì che mi ha capito e mi ha dato il giusto, giusta posizione, i giusti compiti. Ma devo dire che giuste posizioni... non ho mai avuto grossi problemi sotto quell'aspetto, perché avevo delle caratteristiche abbastanza chiare, no? Quindi non avevo grossi vincoli, non ho avuto allenatori che mi davano dei vincoli. A livello, vabbè, il Novellino è stato importante per la mia carriera, ma poi lo stesso Ranieri è stato un allenatore molto intelligente, molto importante. Con l'Antuono avevo un rapporto speciale. Di Carlo è stata una bravissima persona, solo che io l'ho ascoltato poco, però è una brava persona anche lui. Mi hanno dato tutti qualcosa, veramente, ma non lo dico per dire, perché certe dinamiche, certe cose non le capisci quando giochi, perché sei giovane, no? E io dovevo ascoltare un po' di più. Però ero così, va bene, però tutti mi hanno dato qualcosa e li ringrazio davvero tutti, nel senso, dal primo all'ultimo li ringrazio, perché comunque mi hanno dato tutti qualcosa. Hector Cooper è una persona straordinaria, straordinaria. Hector Cooper umanamente è una persona fantastica. Sono stati tutti importanti. Grande, un'altra persona a cui voglio molto bene, Cesare Albè. Che, se non sbaglio, è un allenatore che è stato, non mi ricordo quanti anni, ma ha un record, sì, insieme a quello delle... grande personaggio, grande personaggio. Ha fatto la storia del calcio lì. Chiamatelo, ragazzi, chiamatelo. Sì. Allora, ci metti in contatto, lo facciamo sicuramente. Grande personaggio, chiamatelo, vi farà divertire? Certo. Allora, ti giro un'altra domanda, Andrea, che ci fanno dagli amici che ti stanno seguendo. Mi dicono, esulando dal calcio, se non avessi fatto il calciatore professionista, che scelte di vita avresti intrapreso da ragazzo e poi da uomo? Bella domanda. Bella domanda, ragazzi. Sono operativi qua i follower. Cosa avrei fatto? Difficile dire, perché poi avrei sicuramente studiato di più, sicuramente, cosa che non ho fatto. Però dai, facciamo conto, cosa avrei fatto? Avrei fatto il postino, perché sei libero, non ti rompe le palle nessuno. E puoi cambiare passo da un portone all'altro facendo la finta, dai, a quello che aspetta la lettera. Esci con le tue buste, le tue consegne, rientri, basta. Sei abbastanza libero. Una cosa sicuramente così, non troppo, come dire. Sì, certo. Mi vedo bene. Ti volevo chiedere, Andrea, passare, diciamo, da San Siro, comunque dalla Serie A alla Serie B, poi trovare una nuova dimensione nelle categorie minori. Quali emozioni ti ha fatto provare, o magari anche se lo sai, il cambiamento di essere comunque in società di livello Serie A e poi dopo, adesso da diversi anni, essere comunque in altre realtà? Ora, io sono andato, dopo il Torino, sono andato a Monza, per una parola data a Torino Asta. Grande. Un'ora dopo mi chiamò il Brescia, di Corioni, il figlio di Corioni. Sì. Però io ormai avevo già preso l'accordo col Monza, in C2, roba da matti.
sono andato per una parola data, ma devo dire che è stata la scelta più bella che abbia mai potuto fare, perché sono andato lì, ho trovato un ambiente di ragazzi, a parte che c'era Grauso, Polenghi, Finotto, tanti giocatori, allestita dal direttore Andrissi, che è una persona straordinaria, e lì mi sono divertito come un matto quell'anno. È l'anno che hai fatto 19 gol. Sì, sì, esatto, sono stato benissimo, la gente mi ha voluto un bene pazzesco, anzi li saluto a tutti i tifosi di Monza, perché non l'ho mai fatto, ci tenevo a farlo. Li saluto perché mi hanno dimostrato un affetto pazzesco. Ci siamo lasciati un po' così, ma non per colpa mia, perché la società falliva e io dovevo andare via, però è stata la scelta più bella che abbia potuto fare a Monza, giocare a Monza per il Monza, e quindi non c'è stato un grosso salto, perché dico la verità, non so se siete mai stati a Monzello, c'è un centro pazzesco, è una società, è una società che ha una certa storia, quindi non è stato proprio un salto. Cioè, c'è da dire che il Monzello, tante società di Serie A non ce l'hanno, è un centro così, quindi voglio dire, ed è stata una scelta bellissima che rifarei subito. Poi, con anche grandi risultati, con anche grandi risultati, dico, e anche i risultati furono ottimi a livello personale, poi anche quella squadra lì, squadra fortissima, squadra fortissima, poi arrivò Allegretti, Sinigaglia, no, avevamo una squadra forte, Decenco, Finotto, come già detto, Vita, Pessina, tanta roba, sì, squadra fortissima, quella squadra sarebbe tornata in Serie B, lo dico adesso, qui lo dico e qui lo nego, e poi c'è stato il fallimento della società, ma quella squadra arrivava in B, ma nel giro di un anno o due arrivava in B. Solo che poi purtroppo i fallimenti stanno caratterizzando questi anni del calcio. Ad esempio, Berlusconi doveva venire sei anni fa, sette anni fa, otto. Allora cambiava. No, è vero. Dicevo, i fallimenti a volte cambiano proprio le gerarchie. Una domanda che ti volevo fare di attualità. Secondo te come sarà il dopo coronavirus? Cioè, ci sono tante società anche nelle serie minori che avranno delle difficoltà enormi, visto che tu adesso vivi queste categorie. Noi ne abbiamo parlato qua a livello locale con l'allenatore dell'Imperia, ad esempio, che fa l'eccellenza ed è prima in classifica. Sono tutti un po' preoccupati delle ripercussioni economiche, sociali, no? Cosa ne pensi? Cosa ne penso? Che sarà dura, ragazzi. Sarà dura perché purtroppo il paese è fermo, è bloccato, quindi è chiaro che chi fa queste categorie piccolissime, i presidenti sono gente che ha tanta passione, dove sicuramente ci mette dei soldini, no? E se le loro aziende, le loro imprese rimangono chiuse a lungo, la vedo dura. Allora lì lo Stato, anche lì, deve assolutamente prendere in considerazione queste cose qui. E aiutare i presidenti, assolutamente, se no è difficile ripartire. Volevo dire una cosa, intanto volevo fare un ringraziamento al Pinerolo Calcio, perché io Andrea Gasbarroni ovviamente non lo conoscevo, e quindi ho mandato una mail, purtroppo anche in questi tempi molto difficili, ho mandato una mail alla segreteria del Pinerolo, che molto incredibilmente, diligentemente, assolutamente, hanno girato questa mail ad Andrea, poi lui gentilmente ha accettato di farsi contattare, ci ha dato il numero, l'abbiamo contattato. Quindi volevo dire questo, volevo ringraziare il Pinerolo Calcio per questa cosa. Ne approfitto per salutare tutti, dal presidente ai dirigenti, a tutti i miei compagni, perché è una società piccolina che fa le cose a modo, seria, e questo qua conferma che ci sono delle persone molto serie, e quindi li saluto. Ci diamo il saluto. Sì, assolutamente. Hai...
Vai, sì, come vai, stavate vai. Andando prima della sosta? Perché noi seguiamo l'eccellenza ligure, però magari le strade si potevano incrociare con quella piemontese anche in sede di playoff. Come stavate andando? Stavamo andando bene. Stavamo andando molto bene. Purtroppo poi si è interrotto il tutto, però era una squadra brava, una squadra buona. Stavamo andando bene. L'allenatore è un ragazzo giovane, molto bravo. Ma alle spalle c'è una società molto seria che fa le cose bene, per la categoria fa le cose molto bene. E questo, si questo bene. È molto, molto. Come? Non sento più. Sì, mi senti? Sì, ora sì. Sì, ok. No, dicevo che questo è fondamentale, no? Anche sì, nelle categorie comunque minori avere una società importante, no? Molto. Come ti avevo detto, appunto, anche qui dalle nostre parti, stai parlando di Stefano Sorrentino, che comunque è venuto a giocare in seconda categoria dalle nostre parti. Comunque anche questa piccola realtà di seconda categoria è molto ben organizzata e comunque io penso che abbia, diciamo, idea e abbia voglia di scalare, no? Poi le categorie e secondo me si costruisce con un'ossatura di società seria che ti mettano a disposizione appunto dei mezzi, dei campi, degli spogliatoi degni di questo nome per, nel senso, no? Un calciatore è più motivato, no? Sì, ma no, ma basta. Allora, a Pinerolo c'è tutto questo, nel senso che fanno le cose quello che possono, con mille difficoltà, perché non è semplice, però fanno le cose con passione, a modo. E quindi è una società, come ho già detto, che fa cose per bene, serie. E niente, questo è. Gale. Sarebbe bello un Imperia Pinerolo in Serie D l'anno prossimo, ti veniamo a salutare di persona, ti conosciamo dal vivo, sarebbe bello, il calcio che va avanti, l'Imperia che sale di categoria e tutto quanto. Sì, guarda, io stavo dicendo che io non so che progetti hai, anche perché questo è un momento dove i progetti uno li mette un attimino da parte, però sarebbe bello che la tua carriera non finisse qui, ma avesse almeno un altro anno dove, usciti da questa situazione difficile per tutti, potremo ancora vedere qualche giocata delle tue. Questo penso che sia anche l'auspicio dei tifosi del Pinerolo, della società di cui hai parlato così bene. Quindi noi ti facciamo questa, come dire, richiesta velata. Poi ovviamente bisogna vedere le gambe come vanno. No, io grazie a Dio sto ancora abbastanza bene, fisicamente. Chiaro che. Grazie a Nicola Sasso che ti mette a posto. Grande Nick. Grande. Mi sono perso. Mi avete tirato fuori Nick? Cavolo, mi son. No, dicevo, stavo abbastanza bene. Stavo abbastanza bene. E quindi niente, vediamo, dai. È chiaro Un po' di speranze ci sono. ma vediamo perché poi ho in mente anche altro, nel senso che vediamo, perché poi dico ogni anno che è l'ultimo, adesso vediamo. Magari mi piacerebbe finire in un altro modo, però valutiamo, valuteremo le cose adesso. Ok, Inizio a essere grandicello. questo sì, guarda, qua tutti siamo grandicelli, però ci sono delle realtà nelle quali uno si allunga un po' la vita, in questo caso la vita calcistica, se sta bene e lavora in una società giusta, come ci pare di capire, chissà che non si possa andare avanti ancora un po', questo è il nostro augurio. Ne approfittiamo per ringraziarti, lo faccio io, se mi senti, Andrea. Scusate ragazzi che ho ricevuto una telefonata e si è interrotto tutto. Aspettate che esco un attimo. Mi sentite? Sì, ti stavamo Ok. ringraziando, ti abbiamo portato via praticamente un'ora, siamo andati un po' lunghi, ma quando si parla di calcio con uno che sa giocare a calcio è un casino. No, grazie a voi ragazzi, grazie, mi è piaciuto molto stare in vostra compagnia. Dai. Noi ci ripromettiamo di
contattare Albe e Radio Grok. Riccardo, se lo vuoi ricordare, in questo periodo si sta producendo per allietare non solo col calcio ma un po' in generale i pomeriggi della gente. Sì, certo, stiamo facendo un po' di cose, no? ogni pomeriggio più o meno abbiamo una diretta oggi, ragazzi. Sì, Andrea, mi senti? Ragazzi. Andrea? Sì, Andrea? Non mi sentivo più. Ci mi senti adesso? Sì, allora sì. Ok, sì, dicevo che comunque abbiamo dirette adesso praticamente tutti i giorni, quindi svariamo dai campi più disparati, quindi mettiamo la musica, abbiamo avuto i ragazzi di Torino, dell'hard rock, dei Doberman, abbiamo avuto oggi un grandissimo talento italiano del calcio che è Andrea Gasbarroni, avremo domani sera Chicco della Combricola del Blasco, quindi un personaggio da noi veramente stranoto, avremo Michele Graglia, che anche lui fa parte del nostro territorio, uno dei più grandi ultramaratoneti. Lì Andrea, lui fa delle cose pazzesche, fa tipo 300-400 chilometri di corsa in tutte le condizioni, una roba fuori testa. Come rubrica sul calcio abbiamo un gancio secondo me molto interessante, Riccardo, se lo vuoi buttare lì anche per Maurizio e Andrea. Questa intervista che stiamo organizzando col calcio femminile. Ah, sì, abbiamo avuto un contatto, Andrea, meraviglioso, potremmo avere in diretta, come abbiamo avuto te, una campionessa di calcio femminile italiana che gioca nell'Atletico Madrid. Diciamo che ha delle caratteristiche un po' diverse dalle tue, lei ha proprio la garra charrua tipica dell'Atletico Madrid, un difensore bello arcigno, e comunque ci farebbe piacere fare anche due parole con lei, perché comunque il calcio femminile, il movimento sta crescendo, e quindi ci fa piacere avere anche delle eccellenze italiane che giocano in campionati esteri e in realtà importanti come l'Atletico Madrid, ecco, quindi ci farebbe piacere anche avere lei. E un'ultima cosa prima di chiudere, Andrea, mi senti? Sì. Ma tu c'eri quando ha fatto l'esordio Gene Gnocchi nel Parma? Sì, come no. Ma si è allenato? Era che spogliatoio con voi? Sì, è venuto con noi, sì. Che roba, quella roba lì è un flash che mi è venuto quando poi sono andato a vedere, ho visto che c'eri anche tu e tu che cosa strana. Bene, io direi che Andrea, io ti ringrazio tantissimo, perché veramente per noi calciofili, per me sandoriano, per Gale genoano e per Maurizio napoletano, che gli hai detto che Mertens è un giocatore che ti piace, ci ha fatto non piacere ma di più stare qui in collegamento con te, al telefono con te, a raccontarci di calcio, perché poi è quello che ne è venuto fuori. Sei, a mio avviso, un personaggio veramente incredibile, d'altri tempi, che interpreta il calcio veramente nella sua essenza, e nel calcio di oggi, al giorno d'oggi, secondo me c'è tantissimo bisogno di persone come te, di ragazzi come te, che comunque, anche avendo avuto un passato glorioso, no? Perché comunque aver giocato con tanti campioni, aver solcato dei campi non importanti di più, giocati in stadi pazzeschi, comunque hai mantenuto comunque un'umiltà e hai mantenuto comunque una gioia nel giocare a calcio che davvero ci ha colpito tantissimo. Poi dico di fare una chiosa finale a Marco, ma penso che oggi in questa intervista anche tutti i ragazzi che hanno sentito, che erano collegati, quello che ci interessa è l'essenza, poi non ci interessa se non il video non c'è, se non ci interessa niente, cioè l'importante è sentire parlare di calcio, il calcio quello vero, il calcio giocato con due lattine messe per terra e una pallina fatta con i fogli di carta, che questo è quello che dovrebbe, diciamo, ritornare nelle strade, nei campetti dove siamo cresciuti, e per poi appunto arrivare magari dove sei arrivato tu. Questo è quello che volevo dire. E guarda, Riccardo, ma hai fatto l'assist della vita, 35 secondi, perché le tue parole mi portano a salutare Andrea con le parole del maestro Edoardo Galeano, che era uno che come me di notte nei sogni era bravissimo a giocare a pallone, poi si svegliava ed era bravo solo a scrivere, però il calcio gli piaceva da matti, e lui diceva:
La storia del calcio è un viaggio dal piacere al dovere. A mano che lo sport si è fatto industria, è andato perdendo la bellezza che nasce dall'allegria di giocare per giocare. Il calcio professionistico condanna ciò che è inutile. Il gioco si è trasformato in uno spettacolo che ha imposto un calcio di pura velocità e forza che rinuncia all'allegria. Per fortuna appare ancora sui campi qualche sfacciato con la faccia sporca che esce dallo spartito e commette lo sproposito di mettere a sedere tutta la squadra avversaria per il puro piacere del corpo che si lancia verso la libertà. Ho pensato a Gasbarroni. Grazie. Bello, bravo, complimenti. Bello, proprio così, è proprio così. È proprio così. Grazie Andrea, Radio Grok, anche oggi vi ha tenuto compagnia, grazie avvocato Maurizio Mattioli, grazie. Grazie e saluti e piacere di aver parlato con Andrea. Grazie a voi, ciao ragazzi. Grazie. Ciao Andrea, grazie. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao.